Il direttore di gara di questa sfida è il signor Raffaele Del Vecchio, coadiuvato dagli assistenti Sapigni Mattia, Lerza Nicolò e Mineo Francesco. Tutto è pronto. Vediamo le formazioni per il Trefiori: Nardi in porta, Tomassoni, Varrella, Boldini, Risto, Massotti, Ismalai. Inizia intanto in questo momento la sfida. Pallone largo a cercare Eric Fedeli. Fedeli subito per Rizzo. Il pallone è dentro. C'è forse un tocco di mano. È così. Calcio di rigore assegnato da Del Vecchio. L'arbitro era vicinissimo e quindi c'è una grande opportunità per il Trefiori. Al nono minuto di gioco, calcio di rigore, penalty. Seguiremo la battuta. L'arbitro dice che è tutto pronto. Va Cecconi, il tiro, rete nell'angolino. La conclusione dell'attaccante del Trefiori che quindi passa in vantaggio. La palla giunge a Tomassoni, l'ex di turno, Bernardi. Vediamo. Manovra avvolgente del Trefiori, Massotti ancora dentro, attenzione il pallone perché Ismaili dentro. Vediamo, salta praticamente tutti, mette il pallone dentro di testa. Incredibile occasione per Tomassoni. E questo consentirà al Faetano di avere una interessante punizione da dover battere. Attenzione, viene battuto velocemente, pallone dentro, il tiro, la rete! Ha segnato il Faetano! Che gol di astuzia! Un gol veramente astuto, abile nella circostanza, Capriotti! Pallone per Massotti, attenzione, viene battuto corto, lato corto dell'area di rigore, sul secondo palo! Non ci arriva a inquadrare la porta da buonissima posizione sul secondo palo. Si dispera Varrella. Tomassoni la battuta. Ancora la palla che viene gestita. Cecconi, buono questo scambio. Pallone dentro. Vicinissimo al gol ancora una volta il Trefiori. Mani forse di Islamai, ma non è dello stesso avviso l'abito del vecchio. Pallone in profondità, cercare l'autore del gol, Capriotti, che è stato bravo proprio nell'azione del gol a crederci, ad essere particolarmente lesto. Attenzione, Fedeli, 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 prova a mettere il pallone dietro, ancora Cecconi, blocca bene la sfera. Attenzione perché c'è ancora la copertura del pallone di Capriotti, Slamai però è bravo a saltarne due, Risso, Risso. Attenzione, entra in area, pallone dentro, sul secondo palo, la rete! Segna Bernardi, sfila l'arco dalle frecce del suo arco e segna il gol delle 2-1, Bernardi. Risso, centrale. La palla, attenzione, Fedeli prova ad incunearsi fra le maglie della difesa. Ora cerca di gestirla bene, benissimo, lo fa. Fedeli, Capriotti, Capriotti per Lisi, 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 il tiro, la rete! Ha segnato il Faetano! Se vogliamo anche inaspettatamente, ma che brava la squadra di Pellegrino! Bravissimo Lisi, freddissimo! Nella circostanza, corner per il Trefiori che deve ancora sudare per riportarsi in avanti perché il Faetano ha riacciuffato la squadra di Fiorentina due volte. Attenzione, Cecconi di testa, l'aggancio, ma così come sbaglia anche il Trefiori. Attenzione, Palumbo ancora per Capriotti. Capriotti, ci potrebbe essere il tocco, non è dello stesso avviso l'arbitro Rizzo. Ha tentato il tocco alla palla, attenzione perché è ancora lì, ancora il Faetano ci prova la conclusione. Questa volta c'è il miracolo di Nardi, si è disteso benissimo. Deve anche evitare di scoprirsi perché quando si è scoperto in due o tre circostanze il Faetano è sempre stato pericoloso, trovando anche le due reti. Bernardi, Bernardi, punta andiamo, ancora Bernardi, Bernardi fa tutto da solo, il tiro, la rete! Che gol Bernardi! Sugli scudi d'esterno del Trefiori! Ripassa in vantaggio nuovamente in questa sfida infinita la squadra di Fiorentino. Massotti ancora per Tomassoni che ha spazio, si sgancia l'ex di turno, pallone dentro, attenzione sia Cecconi
che il compagno palla che arriva al limite ancora per Bernardi, il tocco direi provvidenziale da parte della retroguardia del Faetano, il pareggio di nuovo del Faetano. Attenzione Capriotti, Capriotti! Quasi 4 gol a partita per il Faetano, quindi un Lino di Marsa che deve letteralmente cambiare. Per la retroguardia, attenzione Ciacconi, 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 potrebbe, ma si incarta l'attaccante del Trefiori, Tomassoni, che va a servire d'esterno ancora Dolcini, poi c'è la sovrapposizione, attenzione perché c'è Dolcini largo, preferisce andare centralmente, va tutto solo, è bravissimo Manzaroli, in uscita bassa su Ismalai. Gran stop e poi vai, ci va, sta dall'altra parte, se ne va in velocità Lisi, Lisi, attenzione, mette il pallone dentro, Capriotti prova il tocco, poteva certamente fare meglio in questa circostanza Capriotti. Cecconi non arriva sulla sfera, ci arriva Dolcini, gran giocata, ancora Cecconi, 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 prova a servire proprio Fedeli, un'uscita Manzaroli, bravo, impresa, Fedeli converge. Attenzione, se è andato via bene, prova la conclusione Fedeli. Ora attenzione perché c'è spazio, Bernardi ha molto spazio, pallone dentro! Ancora una volta, però non è riuscito ad impattare bene sul pallone Cecconi. Pallone dentro, attenzione, la palla è lì, la traversa! Clamoroso, forse anche un colpo di mano, lo chiedono un po' tutti, per il direttore di gara non c'è niente, clamoroso Varrella. Centralmente a cercare un compagno, lo trova bene Andao, vediamo, buona questa giocata, Capriotti, Capriotti, rete, ha segnato il Fatano, che partita con Montecchio, ancora una rete, ancora una da parte di Capriotti, che è stato estremamente concreto quest'oggi. Che partita, amici di Italia TV, 3-3 tra Trefiori e Faetano. Bernardi, Bernardi, evita benissimo il suo diretto avversario, ancora Bernardi, Manzaroli sul primo palo, straripante, in completa divisa verde quest'oggi, palla per Dolcini di prima intenzione, attenzione Bernardi, Bernardi, il tiro fuori di pochissimo. Brivido! Manca davvero molto poco a questa sfida, una sfida entusiasmante. 3-3, salta di testa Andao, la recupera Mastotti che non demorde. Mastotti, 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 Mastotti dentro sul secondo palo, il pallone è ancora lì, la rimette dentro, ma c'è l'offside, ravvisato dall'arbitro, oppure la palla è uscita. Rissa la battuta del corner. È passato 1 minuto di recupero, mancano 3 minuti alla fine del match. Pallone dentro! Alto di poco il colpo di testa sul primo palo. Risso a cercare Dolcini che supera la metà campo. Dolcini, palla per Risso. Risso, Risso, vediamo, va a puntare ancora il numero 72, prova la conclusione, tiro Mazzaroli! C'è Casadei lontana, ancora l'opportunità. Ultimo corner, tutti a saltare. Tutti dietro anche il Faetano, vediamo il traversone, esce, la palla sfila sul fondo e probabilmente finirà qua. E così finisce la sfida, 3-3 avvincente, 3-3 meraviglioso, 3-3 entusiasmante qua a Montecchio tra Trefiori e Faetano.